This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy yeah. and sadness oh. and anger. Ah. Definitely some disgust. Rose, and I think a little fear. Ah. But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui. It's what you call the boredom. Okay, that one was weird. It's gonna be the feel everything movie of the summer Disney and Pixar's Inside Out 2, rated PG. Parental guidance suggested. Only in theaters June 14th. Get tickets now. In estate non può mancare lui, il buon Fred, che dopo aver fatto il delirio a nuova scena con i suoi freestyle è stato molto bello vederlo all'opera a ridimensionare in, ridimensionare in quattro quarti tutti questi ragazzi, cioè dimostrando proprio la professionalità, cioè io... Eh, messo nella circostanza, trovo sempre il filo giusto per essere superiore e questo è essere un big e lui insomma ha dimostrato di essere veramente un big del freestyle in quell'occasione. E adesso torna con una nuova canzone per l'estate, ovviamente, notte cattiva con il King Feat Gueppecchègno, che veramente ho perso il conto di quanti ne ha rilasciati. E questo sembra molto efficace, devo dire, come, come ritornello Secondo me, insomma, semplice eh, ma magnetico Molto magnetico Che ultimamente Fred De Palma aveva fatto delle canzoni che eh, magari erano belle pom pompose Un reggaeton un po' più spinto E l'Italia non è pronta All'Italia, quel reggaeton lì che va tanto fuori all'estero, non gli piace è inutile a dire quindi quando Fred De Palma ha provato a fare il reggaeton vero non, non gli è mai riuscito veramente mentre quando no, ha fatto un po' il fritto misto e lì magari ha lanciato le belle adesso insomma eh, reduce anche da, da un Sanremo eh, che è andato abbastanza bene ma non troppo secondo me e adesso c'è quell'esigenza un po' perché come diceva lui, in un'intervista one more time, nel senso il messiere cantante, esce la canzone, e sta lì al cellulare a contare a vedere gli stream, sperando che salgano, fondamentalmente è questo, poi sì, si fa il live le cose, ma quella è comunque lavoro, cioè nel senso non è che l'artista che fa tanti live eh, sta lì a godersi il live come fosse l'emergente e quindi ha bisogno di fare una canzone che, è, che giri, che rimanga fedele al suo stile ma che comunque abbia attinenza in Italia sicuramente fare il featuring con Gue è la scelta sempre giusta in questi casi però eh, a maggior ragione bisogna trovare no, quella melodia magnetica, dolce, eh, semplice ovviamente che però insomma, ti dà la possibilità eh, di arrivare al, al popolo italiano e chissà, chissà se ce la farà. Secondo me, secondo me sì. La traccia è figa, notte cattiva, presto fuori, fredde palma, guepekigno. È notte. Piove da ore. Non c'è corrente elettrica. Niente in linea telefonica. E tu sei lì, mentre centinaia di persone gridano aiuto. E l'acqua continua a salire. Io sono Marco Cortesi. Io sono Mara Moschini. E insieme vi porteremo nel vivo di uno dei più gravi disastri climatici mai avvenuti nel nostro paese. Questo è fango. Ascolta l'ora su tutte le piattaforme di podcast.